Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andremo a parlare di novità perché usciranno due nuovi pet praticamente fra qualche ora. Ma prima di iniziare questo video mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Inoltre ho da poco attivato gli abbonamenti che potete trovare accanto al bottoncino iscriviti se siete da PC oppure nel link giù in descrizione. Mi raccomando, se potete, se volete, andate a dargli un'occhiata. Sono entrato in un server che non so se ricco, veramente non ho più pallida idea. Ho già preso la ricompensa perché oggi ho giocato un sacco, veramente un sacco. Non vi spoilerò ancora la casa, perché sì, finalmente ho finito questa nuova casa e come il mio Bad Dragon che mi fa le feste, che è assolutamente fantastico. Ho una nuova missione nella task board. Oh mio Dio, quante cose una dietro l'altra, veramente. Colleziono un pet che non ho nel journal. Stavo dicendo, ho finito la casa che vi mostrerò la prossima settimana, perché questa settimana ho già registrato dei video e in più usciranno dei video nei prossimi giorni davvero davvero bellissimi, dei video novità con nuovi pet, nuove cose. Quindi questo video della casa sarà rimandato a non so quando, penso prossima settimana. Cambiamo un attimo casa perché non ve la voglio far vedere. Allora, tiny home, modern mansion, sandbox island, pizza place. Oh mio Dio, ma vi ricordate la pizza place? E non ci vado da un sacco di tempo, veramente. La pizza place, per chi non lo sapesse, è una delle mie prime case, ovvero è la casa in cui ho registrato il primo video, i primi video in realtà, e non ci entro da un sacco, tipo da un mese. Oh mio Dio, che strano. Ok, veramente strano qui. Perché ho messo quattro vasche? Non ne ho la più bella idea. Vabbè, in ogni modo deve fare la doccia, quindi vai Bad Dragon, vai. Era molto carina questa zona qua, è un po' strana, è troppo bianca, troppo bianca, però tanti bei ricordi qua dentro, bellissimo. E ok, tu hai fatto la doccia. Lo so che il Bad Dragon è finalmente full grown, mi piace così tanto Che non riesco a toglierlo. Lo voglio tenere 24 ore su 24 e lo so che è una cosa stupida, perché dovrei far crescere altri pet piuttosto che lui. Ma cioè, guardate quanto è carino, guardate come fa con le zampette. Non riesco veramente, cioè devo tenerlo con me. Allora lo facciamo anche bere e dopo che ha finito appunto di bere andiamo un attimo al centro a vedere un po' com'è la situazione. È abbastanza ricco, il problema è che non voglio scambiare lui, quindi lo leviamo. Andiamo a vedere se c'è qualche pet che mi interessa o comunque che mi può servire. Oh ok, mi sono dimenticato una cosa. Che carino questo cappello, me l'ha dato la ragazza l'altro giorno, ancora non l'ho messo a nessuno. Mi sono dimenticato di dirvi che c'è una novità, ovvero sono riuscito ad ottenere il Mask Ox, no, ho scritto male, Mask, che mi mancava e nulla, ve lo volevo dire, cioè perché l'ho ottenuto, praticamente ho dato un fossil egg, lo so che era un po' over, ma non importa, cioè io con le uova non me ne frega molto, e quindi niente. Allora, io qui di pet non vedo nessun pet che mi manca, sbarra, che mi possa interessare, no, kitsune ce l'ho, vabbè, a parte l'unicorno, ma ho un sacco di royal egg e quindi non voglio andare ad offrire agli unicorni, cioè prima mi voglio aprire i miei royal. Per il resto penso di aver tutto, vabbè, cane ovviamente ce l'ho, pinguino ce l'ho, Frost Fury ce l'ho, mucca ce l'ho, drago ce l'ho, orso ce l'ho, c'ho tutto, quindi niente, flop. C'era il koala però e mi sa che non ho nulla da dare per il koala. Devo fare rifornimento di uova. Vado velocissimo, veramente velocissimo qui al tabellone. Sì, Blue Dog ce l'ho, mi manca solo il Meerkat di non comune. Ok, come potete vedere dov'è? Musk Ox completato, quindi adesso ci mancano solo due rari che sono il cigno e l'elefante. L'elefante vale un po', quindi la vedo un po' dura. Però dai, non manca. Cioè, praticamente siamo quasi a metà tabellone completato, che alcuni di questi li posso tenere molto facilmente, tipo il koala, queer lo posso comprare, idem lo slot. Quindi direi che siamo a buon punto, cioè non siamo messi male. Certo che adesso poi vi verrò a parlare del nuovo, tra virgolette, aggiornamento, ma che non è un aggiornamento. Comunque lo vediamo fra un minuto. Vado a vedere, come al solito, qui anche al petware. E come dice qua abbiamo 4 giorni. 4 giorni e ritorna la neve. Sono super felice, voglio fare un video super speciale con la neve, perché sapete che io adoro l'inverno, lo dico praticamente in tutti i video, veramente. Amo l'inverno, amo il freddo e quindi ho detto voglio fare un video super speciale. Ok, lo shop praticamente cambia domani, perfetto. Io qua ho preso tutto, le scarpe le ho prese, gli occhiali le ho prese, il resto non mi interessa. Direi di passare quindi a... Direi di passare su Twitter, perché su Twitter abbiamo delle novità molto succose, veramente. Cioè, sono troppo,
troppo emozionato per domani, veramente, che per voi sarà qualche ora, cioè per me è domani perché lo sto registrando di sera e per voi fra qualche ora perché lo vedrete il giorno. Vabbè, avete capito, come al solito bevo, vabbè come al solito no, in realtà gli ultimi io sono stato bravo, ma oggi sto registrando abbastanza tardi, cioè sono quasi le 10 di sera, quindi non sono nel pieno delle mie energie, quindi sto prendendo un caffè. Siamo sulla pagina ufficiale Twitter di Adopt Me. Delle novità, allora, sì, lo avete già letto nel titolo, non ci sarà ben uno, ma addirittura due nuovissimi pet che io personalmente adoro. Ok, allora praticamente 2 giorni fa Adopt Me ha postato questa foto con il classico aggiornamento della neve e che diceva che il 28 tornava l'aggiornamento, bla bla bla. E io ero super super felice, già solo con questo ero felice. Ma, oltre a questo, ieri ho postato questa foto che io già qui ho urlato perché questo qua è un ariete, ok? Cioè, penso sia un ariete, comunque è bellissimo, veramente bellissimo, mi piace un sacco. Ah, questo qua è un pet fatto bene, come potete vedere. Cioè, già solo da dietro io capisco che questo qua è un pet fatto bene, come il cerbiatto, come il Bad Dragon. E io ripeto sempre, i pet fatti bene sono pochi, veramente pochi. E questo vi assicuro che è anche uno di quelli fatti bene. Ieri, che comunque mi dà un giorno, però comunque era ieri sera, la pagina Twitter ha postato questa cosa qua. E io già ero super felice, ho detto, oddio, devo farci un video. Però ho detto, vabbè, non ci allarmiamo, magari è solamente un pet che verrà poi introdotto nell'aggiornamento della neve, come è stato nel caso del gatto abissino che l'hanno messo poi dopo, ok? Allora ho detto, vabbè, lo metteranno all'aggiornamento della neve. E invece mi sbagliavo, perché questo è un pet esclusivo, cioè anzi rimarrà pure per pochissimo tempo su Adopt Me. Quindi veramente mettetevi da parte i soldi e prendetene più che ne potete, perché durerà solo 1 o 2 settimane, non ricordo bene. Mi sono spostato un attimo sulla loro pagina YouTube, perché su Twitter, boh, non lo so, il video non andava bene, quindi mi sono spostato un attimo qui su YouTube. E allora saltiamo tutto, andiamo alla parte delle news. Qua dice che ovviamente la neve ritorna, di controllare il tabellone, che ritorna ogni 28, che dura solo 36 ore. Insomma, le solite cose che già sappiamo, saltiamo tutto. E qua sì, vabbè, Matt first video, ok. Allora, in realtà io non ho capito, andiamo a vedere insieme un attimo. Non riesco a capire cos'è l'Ibex. Stambecco. È una capra? Ragazzi, per me è l'ariete, io non ho capito che cos'è, una capra, uno stambecco. Ma non capisco che cavolo è. Ma stambecco? Ma lo stambecco non era un uccello? No, io tutta la mia vita convinto che lo stambecco fosse un uccello. Ok, va bene. Pino, stambecco alpino, capra, ibex. Ok, è una capra. In pratica è una capra, che poi a me le capre fanno paura. Comunque mi sembrava un ariete. Vabbè, ecco, dice che siamo arrivati alle novità e che non abbiamo non uno ma ben due nuovi pet che arrivano questa settimana. Uno sarà acquistabile con i soldi del gioco e uno invece sarà premium, quindi sarà acquistabile solo tramite Robux. E ci ha rivelato quali sono, ovvero appunto abbiamo capito lo stambecco, ovvero la capra, se per capirci, che per me è l'ariete, però vabbè, chissene. E il cavallo alato, che dovrebbe essere tipo Pegaso. Dice che il team ha fatto un lavoro fantastico e che sono bellissimi, posso confermare, secondo me, non tanto sul Pegaso, ma sull'ariete, secondo me hanno fatto davvero davvero un bel lavoro, cioè è davvero fatto bene. Dice che è la cosa più eccitante è che non dobbiamo aspettare fino a giovedì, perché come ben sapete, gli aggiornamenti su Adopt Me di solito le novità arrivano il giovedì, mentre questa volta arrivano domani, che è martedì, che per voi oggi, che è martedì. Praticamente hanno postato un altro video update, quindi adesso andiamo un attimo a vedere qui sempre sulla loro pagina di YouTube. In questo video qua mostrano entrambi i pet molto bene, quindi lo andiamo un attimo a vedere. Oggi non riesco a parlare, scusate. Oh mio Dio, guardate quanto sono. In realtà Pegaso è fatto bene, però non lo so, c'è qualcosa che non mi convince. L'ariete. Mettiamo anche i sottotitoli. Dice che questi due nuovi pet praticamente sono ispirati all'antica mitologia. Ok, ci dice anche il prezzo, che ragazzi, quando l'ho visto mi è venuto un coccolone. Questo qua, Pegaso, che neanche mi fa impazzire, costa la bellezza di 800 Robux, veramente tantissimo, cioè sono più di 8 euro, 9 euro, fate 10 euro, ok, quasi 10 euro di Robux. Mentre questa, che è la capra di montagna, l'Ibex, che a me piace un sacco, costa 960 bucks, che anche questi sono tantissimi comunque, sono 960 soldi del gioco, quindi costicchia anche questa un po'. Oh, bello, ok, questo qua non l'avevo letto prima, praticamente possiamo trovare entrambi fuori dalla nursery, ci cliccate sopra, li potete acquistare.
e via. Dice anche che l'Axoloto non sarà più qui, mi sembra che c'era l'Axoloto, e praticamente invece metteranno il Pegaso. Quindi il Pegaso, diciamo che entra a far parte della categoria pet, a pagamento, pet, quelli lì che trovate comunque sempre sullo shop sulla destra. Quindi rimarrà lì per un bel po'. Mentre, ecco qua, attenzione, perché per la capra, per l'ariete, avete solo 2 settimane, cioè 2 settimane per prenderla, ok? Che è pochissimo, perché costa pure un po'. Quindi il mio consiglio spassionato è prendetene tanti, davvero davvero tanti, perché poi non ci sarà più. Questo qua è un pet proprio esclusivo, dura solo 2 settimane, spero veramente che sia leggendario, non lo sappiamo ancora questo. Mentre, finito l'evento, la capra non ci sarà più, invece lui ci sarà sempre, quindi non vi preoccupate, lui non scappa, l'altro scappa. Vorrei fare un giveaway per questi 2 pet, quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, perché domani qui sul canale uscirà il giveaway per quanto riguarda uno di questi 2 pet qua. Vabbè, ovviamente qua ci ricorda che anche se lui ha le ali, dovete comunque comprare la fly, perché non è che vola, cioè lui non vola, dovete dargli la fly per volare, non... cioè, vabbè, era ovvio. Ok, ci spostiamo ancora. Ok, ci spostiamo di nuovo sulla pagina Twitter e andiamo a vedere se hanno scritto qualcosa, se hanno detto qualcosa, ok, oltre ai video. Qua qualcuno si è lamentato per i Robux e loro hanno risposto che hanno messo anche uno classico, di non rompere le scatole. No, mi sembra che non ho messo niente, no. Ok, allora, il video si conclude qui. Penso di aver detto tutto, mostrati i video, siamo andati sulla pagina Twitter, sulla pagina YouTube, abbiamo visto i video insieme, vi ho spiegato un po' tutto in largo anticipo. Vi ricordo che per voi questo video uscirà il giorno stesso in cui escono i pet, quindi mi raccomando, verso le 5 di pomeriggio andate su AdoptMe, perché questi pet saranno usciti. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se volete vedere altri video news come questo. Mi raccomando, come al solito, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!